Io credo che pochi paesi al mondo come l'Italia siano stati ricchi di talenti, di capacità creative, di varietà anche di linguaggi, e, linguaggi sonori, saporosi, intriganti, interessanti. I nostri dialetti sono qualcosa di estremamente ricco e prezioso. Quindi il teatro che li ha in qualche modo manifestati, e insieme ovviamente alla lingua italiana, è stato sicuramente un grande elemento di contaminazione, di scambio, di incontro, di conoscenze, di culture che si conoscevano e riconoscevano finalmente. E quindi il teatro in generale, del resto non scopriamo niente di nuovo, ma è un grande, grandissimo veicolo di cultura, di conoscenza, di stimolo, sia sul piano linguistico evidentemente che su quello dei contenuti, e è servito molto a far conoscere gli italiani agli italiani, naturalmente, e anche le espressioni poi più recenti, comprese quelle televisive degli anni 50-60, sicuramente hanno avuto una grande funzione unificatrice della lingua e della cultura di questo paese. Quello che ci è sempre mancato, io credo, è stato un reale supporto istituzionale, cioè un sistema della cultura, nel senso che le grandi iniziative individuali, anche come i grandi musei d'arte contemporanea, tante cose che sono successe in questo paese, non hanno avuto comunque mai veramente un sostegno strutturale che permettesse una reale crescita a livello più popolare, più divulgativo. Se si va in un museo tedesco, anche d'arte contemporanea, la domenica ci sono le famiglie con le carrozzine, i bambini. Questo vuol dire che è un discorso popolare, cioè è divulgato, è sostenuto perché parte da un interesse dello Stato. Da noi questo non è mai accaduto, eppure l'Italia ha avuto tanti talenti meravigliosi, tutt'altro che provinciali. Io mi rifiuto di considerarla l'Italietta, il mio paese, perché se percorriamo la storia culturale del paese e le personalità meravigliose che l'hanno rappresentata, siamo tutt'altro che marginali. A cominciare anche dai macchiaioli, per dire, era gente che viaggiava e conosceva il mondo, sapeva cosa succedeva a Parigi, che era comunque un fulcro naturalmente di cultura e di fermenti, ma gli stessi futuristi, insomma, non siamo mai stati secondi a qualcuno, ma non abbiamo mai avuto una struttura che ci permettesse di crescere. Tutt'oggi il grosso problema anche delle istituzioni che esistono, musei nuovi che si sono aperti, d'arte contemporanea, d'arte moderna, quello che sia, non hanno poi i mezzi e il denaro per produrre insegnamento e spettacolo quando si tratta di spettacolo, o comunque mostre quando si tratta di mostre. Quindi non possono fare acquisizioni, non possono fare scambi interessanti su un piano internazionale. Allora ci dobbiamo interrogare su questo, perché un paese che voglia veramente crescere non può prescindere dalla cultura, in senso generale di scambio, ma anche in senso identitario, fortemente identitario. Perché io credo che la globalizzazione possa diventare un valore quando effettivamente scambia delle identità, non quando le annulla.